Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè. E invece sì! Space Valley. Buongiornissimo! Riverenze a tutta la valle spaziale. Come fai a non iniziare questo video urlando a tutti i venti buongiornissimo? Caffè! Partendo dalla citazione della Peppina, inizierei con... caffè fatto con il latte! Questo probabilmente sarà l'unico buono che assaggeremo oggi. Ho un po' paura per i prossimi. A parte che tu, visto che hai la telecamera dalla tua parte, ti sei preso quello messo meglio. Perché vabbè, io ho una patina allucinante sopra. Ma è che si sta formando caffè anche sul mio, vieni a vedere. Sì, però te non hai il tumorino che io ho sopra. Io ho la pelle di vecchio proprio. Sembra pelle di ottantenne adagiata sul mio caffè latte. Perché questo alla fine, ragazzi, è caffè latte. E se è buono, è geniale. Perché ti eviti un procedimento, ti eviti un passaggio. Perché non devi mischiarli, ma lo fai direttamente così. Ma perché questa è una cosa così banale che nessuno ci ha mai pensato? In realtà sì, tipo questo canale YouTube qui che vedete in sovrimpressione ci ha messo il latte. Ustiona però. Sì. Aia! Oh! È terribile quando vi ustinate le mani con un liquido, perché vi bruciate, perché esce, quindi vi muovete, ne esce ancora di più ed è un circolo viziato. Che schifo! Cosa? Cos'è? È la patina del latte. Sembra avete presente quando vi abbronzate e vi ustionate e vi si toglie la pelle? È quello, è tipo pelle bruciata. Lascialo lì per terra. Se no è niente ancora. È nato nei 5 minuti. È amarissimo. Che ha passato nel bicchiere. Genera prole tumorata questo caffè. Anche tu che schifo. Oddio. Guardate qua. Pelle avvizzita sul bordo del bicchiere. Però a parte questo, si sente esatto un po' di zucchero. Stavo dicendo, tuttavia è molto buono. Sì. Perché il sapore del latte c'è. Poco deciso, non è il solito caffè latte. Secondo me è una bella chicchetta. È veramente velocissimo da fare. Foglie autunnali a parte, sì, che galleggiano. Si può fare con il latte? Sì, dai. Sì. Caffè fatto con il tè al limone. Amaro più aspro del limone non ti fa esplodere la bocca. Può essere che moriremo. L'aspetto è quello di un caffè normale. Aspetta, è stato mistico, quasi druidico. Ma sai che mi è piaciuto tantissimo? È buonissimo! È buonissimo! È proprio buono! Perché è, alla fine quello che prende dal tè al limone è sì un pochino di acidità, ma soprattutto la zuccherinità della bevanda. Quindi è un caffè molto zuccherato con una punta di amaro sul fondo. Ma sai che veramente? Sì, è proprio buono. Ma perché è una piacevole scoperta? Potremmo aver piaciuto? Rotto la macchinetta tipo intasandola di caramello, zucchero, però... Si può fare con il tè al limone? Sì! Sì! Caffè fatto con la spremuta d'arancia! Che tanfo! Non è bolognese che tanfo. Non lo so. Schmel che tanfo. Vuol dire che puzza. Ah no, no, no. Puzza. Che tasa è bolognese. Ma senti! Schmel che tasa. Annusa, fa venire da vomitare. No? Ma ti dico, oh, no! Ma grada abbastanza. A me si stanno drizzando i peli del naso. Ma quello è fronte. Ma quello è perché sei eccitato al sol pensiero di sorseggiare questa favolosa bevanda. No, fa schifo. un odore che è come, non so, si fosse bruciata nel processo l'arancio. Il colore è in superficie giallo e sotto un indeciso color diarrea. Quindi veramente poco invitante, ma molto poco invitante. Certo che anche se tu sei dici che con un leggero color di arrea non inviti a berla, cioè... Io non voglio invitare, io voglio disgustare. No. Così che anche il nostro spettatore abbia la sensazione di quello che stiamo vivendo noi qui. E quindi accentuare magari le nostre reazioni e le nostre opinioni in vista di un ricepimento importante da parte di chi è al di là dello schermo. E allora un approccio leggero alla coprofagia, ci accingiamo a sorseggiare il bicchiere. Sa di spazzatura. Non so se vi è mai capitato di fare un sacchetto della spazzatura con magari anche dell'organico dentro e di lasciarlo lì un paio di settimane. A me è capitato. Ma mi ha bruciato la gola. Sa di spazzatura, eh? Quando fa il sughino. Ah, che alzi il sacchetto. Che alzi il sacchetto e c'è il sughino che cola. Sa di acido. No, è allucinante. No, no, aspetta un attimo, perché aspetta, perché scherzi a parte, questo veramente ti dà un voltastomaco che è... Noi vomitiamo qua. Lo beviamo tutto su a round.
Lo beve tutto tonno su tonno su around. Aspetta, a 30.000 mi piace, tonno si spara una moca intera fatta con la spremuta d'arancia. In bicchiere di cristallo. Spremute d'arancia in bicchiere di cristallo. Sto col pollicione, ragazzi, dai! Si può fare con la spremuta d'arancia? Assolutamente no. Il caffè fatto con il caffè. Anche chiamato il caffè dello studente. Quello che tutti ti consigliano quando sei all'università e devi farti le tirate lunghe di studio per tutta la notte, ma tu non studi. Per cui il caffè dello studente non te lo fa. Infatti non l'ho mai assaggiato proprio. Anch'io. Cioè, qual è la tirata più lunga che hai fatto? Io tipo 3 ore. Però non vogliamo dare cattivi esempi. A chi ci sta seguendo, studiare è importante e il minimo di ore di studio giornaliero che bisogna fare è 8. 8, esatto, perché studiare è un lavoro. È nero. Ho un problema, io dopo il caffè solitamente, mi dispiace ricadere sempre in questi argomenti, però dopo il caffè io di solito vado in bagno. Caffè dello studente è doppio caffè, sì. E già da prima io avevo lo stimolo. L'ho sempre considerato una mossa geniale. Sa di caffè. Però... pensa a berlo e sa tipo di mela, di kiwi, caffè ci rimani ma... È vero, no? È come cercare Google su Google. Metti il caffè. Non farlo mai! No! Insegnano i Jackal. Ciao Jackal. È tanto amaro. È bello tamugna. Strong! Sì. Sicuramente sia a livello di caffeina che a livello di sapore e di impatto. Quindi ti sveglia anche proprio l'aroma. È cattivo, ma cattivo. Non nel senso che è cattivo, che è cattivo. È cattivo! Beh, è anche cattivo. È anche cattivo. No, a me piace. Però è cattivo. Mi arrabbiato. Adesso basta, se no scorreggio di nuovo. Si può fare col caffè? Sì! Sì, 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 sì! Caffè fatto con lo sciroppo di menta. Ah. No, in realtà non mi ispira proprio niente, perché mi fa schifo la menta, tipo che fino ai 15 anni ho usato il dentifricio alla fragola e ho mangiato. È vero, mi ricordo quando eravamo a casa insieme. E poi è proprio palude. Una volta mi sono cadute le chiavi in un tombino. E hai trovato il caffè con la menta dentro al tombino. Cioè, era proprio di questo colore. Però, quando bevi il caffè, c'hai tutto lo schifo in bocca e pestilenza. Questo è un grave difetto del caffè, che dopo che l'hai bevuto, dopo 5 minuti hai un alito che stende anche un cavallo. Figa come cosa, perché nessuno ti sta intorno, così stai libero da togli qualsiasi guarda. Bolla. Sì. Con lo sciroppo di menta il caffè si potrebbe ovviare. Come sei forbito oggi? Vero? Vabbè, perché a te non piace la menta. Però è quasi come bere un bombardino dopo una bella sciata. Sai di alcolico, cioè sembra un drink senza alcol. È molto carino, molto gustoso. Se vi piace la menta bella forte, bella tamugna, potrebbe anche incontrare il vostro gusto. Però no, fa schifo. Per gli amanti della menta come me, fa schifo. È buono. È buono fatto con lo sciroppo di menta. No, mi ha rovinato la bocca. Sì che è buono. Ma è terribile, ma cosa? È una cosa... Aspetta che faccio la scheda. È una... È una cosa schifosa. No, Bert, lo giuro, mi fanno te... Caffè Caffè fatto... Con lo schifo basta. È fatto. Fatelo e basta. No, serve la pera. Serve, se no ci sembra che... Caffè fatto col succo di pomodoro. Bene, abbiamo fatto la nostra dose di urli in questa parte di video, quindi ce la siamo giocata. Bonus urli finiti. Ok, abbiamo davanti un Bloody Mary. No. Bloody Mary corretto. Non so se ho il coraggio di bere questa... La prima volta che mi portarono un Bloody Mary in un bar, lo pigliai come una presa per il culo, perché mi mettete il succo di pomodoro all'interno di un drink? È assurdo. E allora, sullo stesso filone, perché non metterlo nel caffè? Sarà acidissimo, terribile. Io sorseggio anche la passata di pomodoro, ti dirò di più. Ma questa roba va un po' sprecato il caffè, perché sa solo di pomodoro, non c'è nient'altro. A me non dispiace. L'odore è molto peggio del sapore. Fuori dalla telecamera. Sei serio? Serio? Non è male. Cioè, ma fa venire lo sbocco. Non è male. È ignobile, è una roba cioè, qualcuno venga ad assaggiarlo. Senti la natura, senti il verde. La natura dove? Che natura hai conosciuto tu? La natura distrutta dall'amianto. Nella carica del caffè comunque mischiata alla possenza del pomodoro. In un mix che sicuramente ti sveglia. Funziona anche.
Cosa devo dire? Sento tutta l'Italia in bocca. Si può fare col pomodoro? Sì, proprio no! Devo dire gran successo questo video. Sono venuti dei buoni caffè. Il caffè della Peppina lo si beve alla mattina, sia col latte che col tè, anche col pomodoro, il caffè. Non con la menta. Ma è l'unico che è piaciuto veramente per lui. Suggeriteci nei commenti con che cos'altro potremmo fare il caffè. Perché qui la voglia di sperimentare non finisce mai. Finiamo prima noi probabilmente a un certo punto. Cosa stai facendo? Stavo pensando, ma potremmo fare il caffè con l'urina. A 100.000 mi piace. Ciao YouTube, non ci togliere il video. Arrivederci. Ma cosa sta facendo? Né con latte né col tè. Ma perché, tondo. Perché? Il caffè della Peppina non si beve la mattina. Né con latte né col tè. Ma perché?